Allora, anziché seguire l'esempio che c'era sulle slide, che vi potete anche guardare, tra l'altro l'ho caricata nell'intervallo, le slide di oggi, quindi anziché seguire l'esempio già fatto, proviamo magari a ragionare sul modello concettuale partendo da questo testo che era quello che era capitato all'esame a giugno. Quindi, questo è un corso in cui si cominciano a fare i temi d'esame dal primo giorno, nel senso che si fanno i vari pezzi, no? Allora, questa è una descrizione che avevamo proposto appunto all'appello di giugno di un sistema informativo che faceva delle cose. Adesso lo leggiamo insieme. E cerchiamo di fare l'esercizio, almeno iniziarlo, perché poi ci sono ancora alcuni dettagli sul modello concettuale che poi vi vado a raccontare, ma perlomeno partiamo dalla parte essenziale. Leggiamo questo testo cercando di identificare quali sono i concetti, gli attributi e le relazioni che sono nascosti, tra virgolette, o che sono di base a questo sistema informativo. Non dobbiamo in questa fase ancora considerare le azioni che il sistema informativo fa, né gli utenti del sistema informativo. Queste saranno poi, le azioni competono al processo, gli utenti competono ai casi d'uso. Adesso ci interessano i concetti. Dobbiamo un pochino astrarci e dire, va bene, adesso questo sistema fa questo, ma potrebbe fare anche cose leggermente diverse, ma l'importante è che i dati, i concetti siano sempre gli stessi, rimangano rappresentati correttamente. Allora, leggiamo insieme il testo e poi cerchiamo di rileggerlo riprendendo le cose che ci servono. Allora, il testo dice: molti insegnamenti nei moderni corsi di laurea sono frequentati da un elevato numero di studenti. Per questo motivo, alcuni docenti hanno scelto di svolgere esami composti da domande a risposta multipla. Vabbè, è il contesto. In preparazione ad un esame, il docente responsabile definisce un nuovo compito, il quale è composto da una lista di domande. Ciascuna domanda consta di un testo, di un eventuale diagramma o disegno e da 5 possibili risposte, delle quali una ed una sola è corretta. Ciascuna domanda è caratterizzata da un peso che sarà utilizzato per il calcolo del voto finale. Inoltre, il docente deve inserire nel sistema l'elenco degli studenti prenotati per l'esame. Durante l'esame, gli studenti si autenticano presso il sistema. Quindi vengono loro sottoposte una per volta tutte le domande presenti nel compito con le relative possibili risposte. Per ciascuna domanda gli studenti possono scegliere la risposta che ritengono corretta. Ad ogni passo è possibile rivedere ed eventualmente correggere le risposte precedenti. Alla fine il sistema chiede conferma e memorizza definitivamente le risposte dello studente. Al termine dell'esame il docente richiede la valutazione, che consiste nel calcolare il voto complessivo tenendo conto delle risposte corrette e del peso relativo delle domande. Quindi visualizza i risultati degli studenti, risultati ottenuti dagli studenti sarebbe più chiaro scrivere, mostrando la distribuzione complessiva dei voti. Se ritiene, soggetto ancora al docente, se ritiene che il compito fosse troppo facile o troppo difficile, può modificare il peso di alcune domande e rivalutare gli esami. Infine, il docente pubblica gli esiti dell'esame ed il sistema invia un'email di notifica agli studenti. Questa è una descrizione di un pezzettino di quello che potrebbe essere una piattaforma di formazione per gli esami, eccetera, no? Allora, alla prima lettura ci facciamo un'idea di che cosa. Di qual è il campo, il dominio, no, su cui lavora questo sistema informativo. Adesso proviamo a rileggerlo andando a identificare i concetti principali, facendo attenzione che magari proprio per ragione di scrittura lo stesso concetto potrebbe essere espresso con termini diversi, con dei sinonimi, no, lungo il testo. Noi vogliamo ovviamente portarlo a un concetto unico. Quindi, vediamo un po', quali sono
le informazioni che questo sistema deve gestire, i tipi di informazioni, i tipi di concetti che questo sistema deve gestire. Non ci interessano i dati, i numeri, il numerino, il voto, sì, c'è, vuoi un concetto, no, boh, lo vediamo, ma non ci interessa ancora, no? Il numerino, e non ci interessa andare a rappresentare tutto ciò che il sistema informativo non deve neanche toccare, che non gli interessa toccare, le cose di contesto. Ne dico una, i moderni corsi di laurea è prosa, non mi dice niente. Mi dà il contesto, ma non è qualcosa su cui questo pezzo di sistema informativo deve lavorare. Non compare da nessuna parte il corso di laurea né il fatto che sia moderno o no. No? Questo è da buttare. Non entra a far parte delle specifiche del sistema. Questa era facile. Allora, andiamo invece in senso positivo. Quali sono i concetti che voi riconoscete come importanti dentro questo brano? Voce. Studente. Esame. Risposta, poi ho sentito qualcun altro. Docente. Provo a scriverli, eh. Allora, docente. Esame. Risposta. Poi cosa avete detto, studente? Domanda. Valutazione. Io scrivo tutto, poi ci ragioniamo ovviamente. Peso del voto. Peso del voto non è già un attributo di una cosa che chiami voto? Quindi non è un concetto. Ne manca una, il quiz, il compito. Manca ancora qualcosa secondo voi? Non lo so, lo scopriremo forse. Esame e compito non coincidono? Boh, dipende come li definiamo. In preparazione di un esame il docente definisce un nuovo compito. Allora, cominciamo a spiegare cosa vogliono dire queste cose. Buona domanda, è tipo, ma esame e compito sono la stessa cosa? Dipende da come definisco esame. Perché se l'esame è, insomma, sistemi informativi, non sono la stessa cosa. Allora l'esame sarebbe il corso. Se l'esame è l'appello di giugno di sistemi informativi, allora diciamo che coincide col compito. O meglio, è una cosa diversa, ma per quell'esame c'è un compito, per quel compito è fatto per quell'appello, quindi in realtà le possiamo collassare due concetti. Per cui se noi, esame è ambiguo, ma anche nel linguaggio comune. Se parlassi di corso o parlassi di appello sarebbe molto meno ambiguo. Ma poi non importa, noi possiamo anche usare dei termini ambigui, l'importante è che li definiamo. Allora, definiamoli come ci piace a noi. Allora, innanzitutto ci interessa, domanda, il docente vogliamo sapere chi è. Sì, vabbè, il docente è responsabile. Ci interessa sapere qual è il corso? Se stiamo facendo analisi 1 o... No? No. Va bene. Quindi il docente è, lo definiamo, colui che prepara il compito e ne assegna la valutazione.
non è il titolare del corso, abbiamo detto voi non volete che il corso compaia, va bene. Poi, allora a questo punto, citato compito, vado a definire cos'è il compito. Compito cos'è? Un insieme di domande, giusto? Da sostenersi, diciamo, preparato da un docente, da sostenersi in una certa data da parte di un gruppo di studenti. Io qui ho messo una certa data, punto interrogativo, perché non so se il testo ne parla della data. Non mi sembra, adesso vado a leggere, scusate, ma durante l'esame gli studenti si autenticano questo sistema, quindi vengono sottoposti una volta per volta. Allora, direi che l'unico indizio che abbiamo è questo. Questo frammento di frase, perché i due modi, io potrei leggere, se non ci fosse questa frase, potrei leggere questo testo pensando agli esami fatti al LAIB, quindi tutti lì chiusi in una stanza, in questa mezz'ora dovete fare il quiz, oppure potrei pensare, vi do una settimana di tempo, fatelo a casa vostra. Giusto? In tutto il resto di questa descrizione non c'è nulla che penda da una parte oppure dall'altra. L'unico indizio è che c'è un durante l'esame, quindi delimita un pochino il tempo, gli studenti si autenticano presso il sistema, vuol dire che devono farlo tutti in quel periodo lì. Allora, da questo io dedurrei che l'esame si svolga in un determinato momento che è uguale per tutti, è sincrono per tutti. È chiaro che io qua non ho un interlocutore, nella realtà dei fatti ho sempre degli interlocutori dall'altra parte in cui chiedo, senti, ma tu l'esame come lo fai? In laboratorio, a casa, li devono fare tutti insieme, hanno 2 giorni di tempo, hanno una settimana di tempo? Lo chiederei come chiarimento per essere sicuro. Qui non avendo nessuno a cui chiederlo, mi affido all'interpretazione del testo. Parentesi, che in sede d'esame può essere diversa, perché magari uno interpreta in un modo, l'altro interpreta in un modo leggermente diverso, farete progetti diversi perché avete letto il testo in modo diverso ma coerente, ma, diciamo così, possibili interpretazioni lecite, quindi è normale, in quel caso. Se ho qualcuno a cui chiedere, ovviamente lo chiedo. Allora, da questo indizio qua, io questa frase che avevo messo a buon senso, un esame lo faccio quel giorno lì. Devo fare attenzione se me la sto inventando oppure no. Se era nei requisiti, se era nei requisiti scritto in modo esplicito, se era scritto in modo implicito, se l'ho inventata io, se l'ho aggiunta perché ho chiarificato, mi sono chiarito col committente. Non c'è niente di peggio che inventare robe e buttarle lì, che magari il cliente non aveva in mente perché lui pensava una cosa completamente diversa, io invece l'ho pensata così, convinto che fosse il modo normale. È ovvio. No, è ovvio niente, è ovvio. No? Stiamo parlando di un contratto che stiamo stipulando per fare una certa cosa, quindi non c'è niente di ovvio o di scontato. Quindi facciamo sempre attenzione, qui stiamo progettando. Progettare significa dare dei confini, aggiungere dei dettagli, specificare meglio. Dobbiamo sempre in ogni momento essere sicuri se quel dettaglio è uno spiegare meglio, formalizzare una cosa che già c'era, o è una scelta di progetto, cioè si può fare in 3 modi, io scelgo il secondo perché mi piace di più, oppure se è una cosa in più che aggiungo, se è informazione in più che aggiungo. Perché quella è quella su cui poi si va a giocare il rischio di incomprensione. Grazie a quel durante, diciamo che possiamo darci il permesso di rimuovere questi punti interrogativi. Poi a questo punto ho dei dubbi su come definire esame. Perché il corso mi avete detto che non lo volete sentir parlare, quindi no, non posso usarlo come sinonimo di corso, e come sinonimo di appello in realtà ho già compito.
Quindi, se volete, possiamo dire compito uguale esame, uguale appello, ma usiamo ovviamente compito, quindi usiamo un termine, scegliamo un termine, in questo contesto sarebbero quasi sinonimi, ne scegliamo uno e useremo solo quello. Quando stiamo specificando non c'è bisogno di fare i fini dal punto di vista letterario e fare giri di parole per evitare di usare lo stesso termine ripetuto 6 volte nella stessa frase, no? Qui deve essere ripetuto 6 volte. Se usi dei sinonimi stai solo creando confusione, perché in chi legge dice sì, ma perché qui l'ha detto diverso? Vorrà dire una cosa diversa? No, se vuol dire la stessa cosa lo chiamo nello stesso modo. Quindi mi sto creando alla fine, prima ancora di disegnare l'UML, un glossario dei termini. C'è dei termini che sono parole italiane, ma potrebbero anche essere parole inventate, che come in tutti i glossari hanno una definizione e poi hanno anche l'elenco dei sinonimi o degli altri modi di dirlo che però scegliamo di non usare. Adesso, risposta cos'è? No, partiamo da domanda. Insieme di domande, risposta chiusa, e quindi spieghiamo cos'è la domanda. La domanda è composta da una domanda e delle risposte. No, però non voglio usare, non posso dire la domanda è composta da una domanda perché sennò sto abusando del linguaggio, dando 2 significati al termine domanda. Fatemi usare quesito magari, no? È un quesito e 5 risposte possibili, di cui una giusta. A questo punto la risposta cos'è? Beh, è una stringa di testo, semplicemente, no? C'è altro da dire? No. Lo studente, viceversa, è colui che sostiene il compito. Verrebbe a dire sostiene l'esame, ma noi abbiamo scelto di usare la parola compito nella data fissata, ovviamente. Queste cose sono le più facili perché sono quelle che non sono effimere, esistono per tanto tempo. Lo studente esiste, il docente esiste, il quiz è lì, il compito, con le sue domande e le sue risposte. Un pochino più difficile è la parte modellare, capire come modellare la parte dinamica, la parte della valutazione. No? Allora, proviamo con queste definizioni a rileggere il testo per capire se abbiamo almeno nelle parti, diciamo, facili rappresentato tutto e poi appunto leggiamo con più attenzione la parte sulla valutazione perché dobbiamo capire come realizzarla. Allora, abbiamo detto che la prima frase non serve a niente. In preparazione di un esame il docente, allora esame abbiamo detto che è compito. In preparazione di un compito il docente responsabile definisce un nuovo compito e vabbè. Il quale è composto da una lista, un elenco di domande. Ciascuna domanda consta di un testo, ha un eventuale diagramma o disegno e da 5 possibili risposte, delle quali una sola è corretta. Questo l'abbiamo scritto. Ciascuna domanda è caratterizzata da un peso che sarà utilizzato per il calcolo del voto finale. Peso non è un concetto in più, è un numero che appiccico alla domanda. Sarà un attributo di domanda. Adesso gli attributi non li definisco ancora, sto definendo i concetti. Ricordiamocelo, ma... Inoltre il docente, cioè abbiamo già, deve inserire nel sistema l'elenco degli studenti prenotati per l'esame.
Quindi questo concetto di prenotazione non è un concetto a sé, ma sarà una relazione tra studente e compito. Qui c'è scritto esame, ma noi leggiamo compito perché ce lo siamo definiti così nel glossario. Durante il compito gli studenti si autenticano presso il sistema. Qui non c'è nulla da dire, se non il fatto che dovranno avere una password o qualcosa del genere, ma quelli sono attributi dello studente, informazioni che ha lo studente. Quindi vengono sottoposte una per volta tutte le domande presenti nel compito con le relative possibili risposte. Nulla di nuovo, si può dire con i concetti che avevamo già. C'è un verbo di sottoporre, ma quello ha a che vedere con cosa farà il sistema informativo, come le presenta tutte insieme, una per volta, a casaccio, non ci importa. Noi con lo stesso insieme di domande possono essere presentate in mille modi diversi, ne estraggo a sorte 5. Oppure mostro tutto insieme, oppure, no? Quello ha a che vedere poi col processo e con l'interfaccia, ma non sicuramente con i concetti. Qui ci sono alcuni verbi che ci danno l'indicazione che esiste una relazione tra i concetti, altri verbi che invece sono più operativi, cioè ti dicono cosa farà il sistema coi dati, coi concetti, coi dati, diciamo, relativi ai concetti che ho definito, e quindi non ci interessano nel modello concettuale. Mentre invece i verbi che rappresentano delle relazioni ci interessa catturarli nel modello concettuale. Per ciascuna domanda gli studenti possono scegliere la risposta che ritengono corretta. Di nuovo, domanda, studente, risposta, sta mescolando. Però c'è un concetto di risposta scelta. Dove è andato? Scegliere. Scegliere la risposta. Questo ha un contenuto informativo. Cioè, devo sapere che risposta hai dato tu alla quinta domanda. Se no come faccio a darti il voto? Non è un concetto a sé stante, perché è legato a studente, domanda, scelta e risposta. Sarà una relazione. Ad ogni passo è possibile rivedere, eventualmente correggere le risposte precedenti. Questa è la tipica specifica funzionale. Posso fare una cosa con i dati che ho già. Vedete che i dati sono sempre gli stessi, ma li frullo in modo diverso a seconda della fase in cui sono. Mostro la domanda, do le risposte, permetto di correggere, calcolo il voto, ma sono sempre le stesse cose. Le informazioni alla base sono le stesse e le uso in processi diversi. Alla fine il sistema chiede conferma e memorizza definitivamente le risposte dello studente. Sempre di risposte stiamo parlando. Risposte date. Qui le chiama risposte dello studente. Prima la chiamavamo la risposta scelta dallo studente. Sempre la stessa cosa, riconosciamo quando sono sinonimi. Al termine dell'esame il docente richiede la valutazione, che consiste nel calcolare il voto complessivo tenendo conto delle risposte corrette e del peso relativo delle domande. Allora, qui ci sono delle parole che non abbiamo mai visto. Si parla di valutazione e di voto. Il peso l'avevamo già visto, avevamo detto che sarà un attributo delle domande. Allora, io quello che salverei come concetto è la valutazione. No? Perché poi quello che è un'informazione di sintesi e la valutazione ha un vuoto associato. Questo è ambiguo, si può fare in due modi diversi, per ora indichiamolo così. Io me lo immagino come un foglio di carta, visto che è un concetto astratto, fatico a vedermelo, allora mi immagino un foglio di carta che si intitola valutazione, con su scritto lo studente in data ha ottenuto questo voto. Non posso dire di quale esame perché non me l'avete fatto mettere. Ma queste sono le informazioni che chiamo valutazione. Quindi, risultato del compito, ho ottenuto, risultato, tra parentesi, il voto, ottenuto al compito da uno studente. Preferisco chiamarlo valutazione che non voto, perché voto mi sa proprio di numero grezzo. Mentre invece una valutazione, voto è 24. La valutazione è 24 dato a Mario Rossi.
Cerco di scegliere le parole che mi aiutino a ricordare cosa sono. Poi se ritiene, se il docente, ah no, cosa fa il sistema? Visualizza i risultati degli studenti. Risultati e di nuovo valutazione. Visualizza le valutazioni date agli studenti o visualizza i risultati degli studenti, è la stessa cosa. Se vogliamo possiamo scrivercelo, è uguale ai risultati. Risultato. Ricordiamoci che abbiamo scelto di usare i nomi al singolare, no? Mostrando la distribuzione complessiva dei voti. Se il docente ritiene il compito fosse troppo facile o troppo difficile, può modificare il peso di alcune domande e rivalutare gli esami. Niente di nuovo. Gli esami sono sempre i compiti, valutare sempre, fare la somma dei voti, eccetera. I voti li abbiamo già. Scusate, i pesi. Infine il docente pubblica gli esiti dell'esame e il sistema invia un'email di notifica agli studenti. Gli esiti sono sempre valutazioni. Uguale esito. Non sembrava che ci fosse tanta ambiguità in questo testo, abbiamo visto che i concetti più importanti sono detti in tre modi diversi. E il nostro lavoro è proprio questo, di andare a estrarre, identificare quelli che sono i concetti, indipendentemente da come sono espressi esplicitamente o implicitamente nel testo. Mi sembra che ci sia tutto in termini di concetti, poi magari scopriamo che manca qualcosa, è normale, il processo è incrementale e iterativo. Allora, quindi abbiamo costruito un primo passaggio che è un glossario dei concetti. E possiamo trasportarlo per poterlo arricchire sotto forma di diagramma UML, perché voi capite che qua, se cominciassi in questa paginetta ad aggiungere gli attributi, aggiungere le relazioni descritte a mano, non si capisce più niente. No? In modo testuale, in un file di testo. Allora, posso descriverlo in UML usando il software che poi useremo durante il corso, che si chiama così, ASTA, non so come pronunciarlo, è fatto da un'azienda che se non sbaglio sia cinese, quindi non ho proprio idea di come pronunciarlo. Questo prodotto si chiama ASTA Community. Ma attenzione, se andate a scaricarlo sul sito, a scaricare la versione Community e non la versione, ce ne sono due, una a fianco dell'altra, una è la versione completa, valida solo per 50 giorni, qualcosa di questo genere, e poi smette di funzionare. Che è la versione commerciale, il trial, no, della versione completa. Mentre invece la versione community non scade, vale per sempre, anche se ha alcune funzionalità disabilitate. Lo vedete dai menu, a un certo punto, alcune voci di menu hanno a fianco paid, 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 questo funziona solamente sulla versione a pagamento, ma a noi non tocca. Però non scaricate l'altra versione perché poi a un certo punto smette di funzionare. Ok, questo è uno strumento che fa tante cose, noi lo useremo per disegnare diagrammi, quindi creo un nuovo progetto e all'interno di questo progetto posso creare varie tipologie di diagrammi, poi la versione pagata a pagamento è anche in grado di generare poi il codice per quello che c'è poi nella finestrella che si chiama Java, il codice corrispondente alle classi, ma a noi questa funzionalità non serve. E questi sono principalmente tutti i diagrammi previsti dal linguaggio UML più altri, altri diagrammi che non sono standardizzati dall'UML ma si possono utilizzare. Il primo è quello che ci interessa, il diagramma delle classi. Quindi, dopo aver creato un nuovo progetto, entro in diagramma delle classi e mi dà una finestra vuota dentro la quale posso disegnare il mio progetto e qua sopra ci sono gli strumenti di lavoro che sono adatti a lavorare in questo diagramma delle classi. Vabbè, la frecciolina indica semplicemente che il mouse viene usato per selezionare, per puntare. Il secondo elemento, questa specie di barilotto, in realtà rappresenta la rappresentazione di una classe con i tre scomparti che abbiamo visto prima. Quindi definire una nuova classe significa clicco qui,
clicco sul foglio e lui mi posiziona sul foglio una nuova classe descritta in UML. E da dove parto? Andiamo nell'ordine del glossario che avevo qui. La prima si chiama docente. Poi classe click studente. Poi cosa avevo? Compito. Poi avevo domanda, risposta e valutazione. Domanda, risposta, valutazione. Le metto a caso per ora, poi cerchiamo di disporle. Questo non è solo uno strumento di disegno, ma è uno strumento di modellazione, cioè capisce ciò che stiamo scrivendo. E infatti nel modello aggiunge delle classi, queste rappresentazioni qua a sinistra delle classi, e sotto vedete tutta una serie di proprietà che potete dare a queste classi. Quindi questi sono oggetti che a loro volta hanno una serie di proprietà, che poi andiamo dov'è quello di base, eccolo qua. Nome docente, visibilità pubblica, eccetera, eccetera. Altre cose che servono più a livello di progetto. Lo capiamo perché se io prendo una di queste classi, la cancello, l'ho cancellata, in realtà è rimasta. Qui ho cancellato domanda, ma domanda c'è ancora. Qui stiamo lavorando su due livelli, stiamo facendo un modello e stiamo facendo dei diagrammi che usano elementi di quel modello. Ciò che ho fatto qua è cancellare una classe dal diagramma, ma non l'ho cancellata dal modello. Infatti se la voglio la riprendo e ce l'ho di nuovo. Questo fa sì che io, se io facessi magari un diagramma delle classi molto grande, devo dividerlo su più pagine, alla fine la stessa classe, è la stessa classe del modello che riporto in più fogli o in più diagrammi delle classi diverse, perché ne voglio far vedere pezzi diversi. E lui ovviamente mette insieme tutte le informazioni di tutti i diagrammi all'interno del modello. Ok? Quindi se io cancello un elemento da qua, lo cancello, vedete, gli ho fatto con delete col tasto della tastiera, l'ha cancellato solo dal diagramma. Ma se faccio il tasto destro mi chiede, lo vuoi cancellare dal modello o solo dal diagramma? Quindi fate attenzione, la stessa cosa se cercate di fare un'altra classe che si chiama domanda. Si arrabbia perché dice no, non puoi crearmi un nuovo oggetto di modello quando ce n'è già uno che si chiama così. Okay? Se volete riusare una classe che esiste, la trascinate dal modello verso il diagramma. Adesso questa classe 6, maledizione, si è creata, ma io lo posso andare lì e cancellare. Quindi se fate degli errori, vi trovate poi il modello pieno di porcheria che vi conviene ripulire. Quindi lavoriamo sul modello e sul diagramma che rappresenta un pezzo del modello. I modelli magari sono molto lunghi, molto complessi, dobbiamo fare tanti diagrammi, ciascuno ne fa vedere un pezzo. Ok, concetti. Finora ci siamo convinti che con le definizioni opportune del glossario questi concetti ci dovrebbero bastare. Attributi. Quali attributi dare a questi concetti? Allora, partiamo da quelli facili, no? Docente e studente sono persone, quindi docente avrà, gli diamo una matricola, un cognome, un nome. E lo studente gli daremo sicuramente una matricola, un cognome, un nome, ma anche di sicuro un'email. Perché a un certo punto nei requisiti c'è scritto che il sistema manda via mail i risultati agli studenti. Quindi quell'informazione lì, email, devo averla. Poi magari devo averla anche per il docente se voglio, ma lì non era richiesto esplicitamente, starei aggiungendo qualche cosa. Come faccio ad aggiungere gli attributi?
posso, aggiungerli dalla finestra testuale che c'è qua a sinistra con attributo aggiungi, oppure più semplicemente faccio clic sul pallino giallo, vedete che vado su una vuota, c'è un pallino giallo e un pallino verde, quello giallo aggiunge elementi, aggiunge attributi, quello verde aggiunge metodi nel terzo blocco, ma noi non lo usiamo mai. E lui mi inizializza uno spazio che ha chiamato attribute 0, due punti int. Allora, io posso dire, ma non lo chiamo attribute 0, lo chiamo matricola. Che sia un intero mi va bene. Poi ne aggiungo un altro che è il cognome, due punti. Ecco, se lo scrivo a mano, quando compare due punti, mi tira fuori, diciamo così, una finestra di autocompletamento. In questo caso la sintassi di UML prevede che io dia un nome, due punti, un tipo di dato. Allora, come tipo di dato lui mi va a proporre i tipi di dati primitivi, i tipi di dati predefiniti in Java, perché questo strumento è legato a Java, ma anche vedete qua, compito. Cioè le classi che stiamo definendo sono anche loro tipi di dati, perché posso creare istanze di quel tipo lì. In questo caso qua è molto più semplice, mi basta una stringa. Cognome, invio nome e mi fermo qua. Studente, idem, matricola, due punti intero, invio cognome, due punti string, nome, string, email, string. La matricola in entrambi i casi la metto perché devo avere un modo per identificare il docente e lo studente al di là del nome e cognome che potrebbero essere ambigui. Ok? Chissà se riesce a zoomare un pochino. No. Zoom in. Poi, da dove partiamo? Partiamo da compito, direi. Docente prepara il compito, che è composto da domande, eccetera, eccetera. Quali sono gli attributi propri del compito? La data. Sicuramente la data. Il nome? Di che? Esempio? Un titolo, stai pensando? Sì, è come lo so, per esempio l'anno. Allora, fatemi mettere la data su cui siamo d'accordo tutti. Allora, lui dice, forse non tutti sentono, ripeto perché non tutti sentono, potremmo mettere anche un nome, un titolo, la materia di cui quel compito è, cioè analisi 1, fisica 2, sistemi informativi. Allora, a me non piace perché sarei costretto a mettere corso, due punti, string, una stringa come stringa di testo semplice, quando in realtà è un'informazione strutturata. Cioè, se questo nome di corso deve essere il nome ufficiale di un corso, allora non lo voglio vedere così, sotto forma di stringa di testo anonima, che però io so che deve essere esattamente uno dei corsi del mio piano di studio, o anche solo uno dei corsi del Politecnico.
Cioè, se deve essere uno di quelli, allora io vorrei vedere, me l'avete cassato all'inizio, un concetto corso, e quindi quel compito sarà poi relazionato col corso. Quindi non nascondete mai dentro le stringhe delle informazioni concettuali. Se invece questa stringa non la chiamo più corso, la chiamo, che ne so, titolo, una roba che viene stampata in alto, l'esame di quest'autunno, no? Prova, che so, verifica di metà corso, ecco, una cosa di questo genere mi sta benissimo, perché non ha nessuna, ha una valenza, diciamo, estetica, ma nessuna valenza informativa, nessuna valenza concettuale. Quindi non voglio sentire la frase del tipo, ma questo compito è di questo corso perché hanno lo stesso nome. Il fatto che due stringhe siano uguali non crea un legame tra i due concetti. Per creare un legame tra i due concetti creiamo una relazione. Ok? Quindi se volessimo farlo, lo faccio, poi... No, non lo faccio perché sennò non, è non, siamo, non abbiamo troppo tempo, quindi le varianti magari le vediamo dopo che abbiamo portato avanti il filone principale dell'esercizio. Perché sennò dovrei aggiornare anche il glossario, eccetera. Allora, il titolo ci può stare, non è previsto dalle specifiche che abbiamo finora, ma non fa male forse. Purché siamo convinti che sia qualcosa di descrittivo, estetico, diciamo. La data invece è importante, eventualmente anche l'ora, vabbè, ma qui possiamo anche non entrare nei dettagli fini del fatto che il tipo date contenga anche l'ora o no. Poi il compito è composto da domande. La domanda di cosa è, da com'è strutturata? Ci dice il testo, noi abbiamo detto che è da un quesito, quindi quesito, che è una stringa. Poi il testo ci diceva anche, può esserci anche un diagramma o un disegno. Ok? Un'immagine. Quindi possiamo aggiungere un disegno, due punti, image, non c'è, lo scrivo lo stesso. Sì, crea un tipo image. Qui non stiamo programmando, se la classe non c'è fa lo stesso, l'importante, no? Che aggiungiamo al modello e poi chi dovrà programmare, poi la... Quindi se ho dei tipi di dato che considero atomici, considero semplici, ma, sono, ma non ci sono, diciamo, in quelli predefiniti, non c'è problema, me lo creo. La domanda, un eventuale disegno, ecco, eventuale vuol dire che questo disegno è un attributo allora, fatemi tornare a sinistra qua. Se seleziono domanda, mi fa vedere le proprietà di domanda, per cui il nome, se lo cambiassi, qui sto editando il modello, è a sinistra, mi fa vedere l'elemento di modello corrispondente all'elemento di diagramma che ho selezionato. Se io seleziono una voce di questo, ad esempio mi dice disegno, name, tipo, immagine, volendo posso cambiare il tipo anche da qua, se non lo voglio scrivere di là. Ecco, una cosa che voglio specificare è che questo disegno è invece è opzionale, perché lo specifica e mi dice che può esserci o non esserci. Allora, anche sugli attributi può essere definita una molteplicità, la vedete qua sotto. Il fatto che il disegno sia opzionale significa che gli posso dare una molteplicità 0-1, o c'è o non c'è. E lui a livello di diagramma me lo indica così, mettendo la molteplicità tra parentesi quadre a fianco dell'attributo. Quindi le varie informazioni che estraggo dal testo, via via le sto trasportando qua, facendo delle scelte, facendo dei ragionamenti e formalizzandole in modo assolutamente non ambiguo. Poi c'è un'altra cosa associata alla domanda. Come? Risposta esatta tra un attimo. Forse, dipende da come facciamo la risposta. Più importante della risposta esatta, il peso, ci siamo dimenticati, il peso,
che è un numero reale. 0,5, 3,5 punti, eccetera. Poi la risposta per il momento è solamente il testo scritto, che è una stringa. Questo per quanto riguarda le proprietà intrinseche degli oggetti. Cominciamo a pensare alle relazioni. Fin qua ci sono dubbi? Allora, ci sono alcune relazioni che sono facili. Il docente prepara il compito. Allora, per creare relazioni con questo tool basta posizionarsi a fianco di uno dei bordi della figura, metterci sopra questa cosa che compare col mouse e trascinare dalla classe di partenza alla classe di arrivo. Possiamo definire, o con un doppio clic, oppure scrivendolo sul modello lì a fianco, docente prepara compito. Nel momento in cui scrivo, do un nome all'associazione, mi compare anche una freccia che corrisponde al verso in cui ho disegnato l'associazione, no? Poi, se io seleziono l'associazione, scusate, ma il videoproiettore mi taglia un po' a sinistra il video, quindi lo sposto un pochino. Se seleziono l'associazione, mi dice, guarda, beh, nelle funzioni base c'è il nome, poi qua posso scrivere il glossario se voglio. Poi, lato A e lato B, cioè la partenza e l'arrivo, posso dire, dal lato A parte da docente, questa freccia, e ha una molteplicità e posso specificare la molteplicità lato A, cioè dove parte. Quindi, e viceversa, dal lato B farò la stessa cosa dal lato di compito. Allora, che molteplicità ha questa relazione docente prepara compito? Allora, un docente quanti compiti può preparare? Da 0 a infiniti. No, poi muore anche lui, però tanti, eh? Non c'è un numero fisso. E un compito da quanti docenti viene preparato? Uno solo, esattamente uno. Quindi vuol dire che lato docente la molteplicità è 1, lato compito, perdon, devo selezionare questo, lato B la molteplicità è indefinita, non limitata. Ok? Docente prepara compito, un docente può preparare da 0 a tanti compiti, ogni compito è preparato, leggo al passivo il verbo perché sto risalendo la freccia al contrario, il compito è preparato esattamente da un docente. E la stessa cosa succede con domande, il compito è composto di tante domande. Compito domanda. La chiamo, posso anche fare doppio clic sopra e scrivere, no non posso, sì, composto. Compito è composto da domanda. Ovviamente per essere utile deve essere composto. Ecco, quello che potevo fare sul modello a sinistra lo posso fare anche sul disegno. Se vado a fianco col mouse, clicco sulla M e mi viene il menu. Poi se no, se vogliamo, le scorciatoie. Quindi un compito è composto di molte domande. Beh, almeno una di sicuro, se no che compito è?
Viceversa, una domanda. A quanti compiti diversi può appartenere? Questa è una scelta di progetto. Perché possiamo mettere un 1 e quindi stiamo dicendo quella domanda appartiene solo a quel compito. Quindi in altro appello non posso riusare la stessa domanda. Se invece metto un 1 asterisco vuol dire che la stessa domanda può essere pescata anche in compiti diversi. E quindi mi farò un pool di domande e poi ogni compito pesco quali posso usare. Ok? Avrebbero senso entrambe? Dipende, se io il prossimo appello voglio fare tutte domande nuove, allora quella domanda che farò apparterrà solamente a quel prossimo compito, appello, e basta. Se invece voglio in un appello futuro riusare una domanda che ho già dato in passato, potrei permettere alle domande di appartenere, cioè di essere quella domanda specifica, essere in relazione con più compiti diversi. In questo problema specifico non mi piace tanto fare la molteplicità. Sapete perché? Per colpa di peso. Pensate al docente che a valle dell'esame va a modificare i pesi delle domande. Perché deve aggiustare un compito che è andato troppo male o cose del genere. E, però se quella stessa domanda appartiene a più compiti, lui in realtà sta anche modificando i pesi e quindi le valutazioni di un compito che non c'entra niente. Quindi il fatto che la domanda possa appartenere a più compiti è incompatibile con la presenza di peso come attributo di domanda. Visto che la domanda ha un peso e questo peso può essere variato, deve essere variato compito per compito, separatamente in ogni compito. Quindi questo mi dice, metti un 1, una molteplicità pari a 1 di qua. Se volessi permettere di riusare la stessa domanda in compiti diversi, che ha senso, dovrei togliere peso da qua, dalla domanda, e portarlo fuori. E definire, ma questo non lo sappiamo ancora fare, bisogna creare un'association class, bisogna definire il peso come una proprietà della relazione tra compito e domanda. Cioè, quella domanda in questo compito ha questo peso, ma quella stessa domanda in quell'altro compito ha un peso diverso. Ok? Quindi, se vogliamo, in generale si può pensare, si possono pensare entrambe le soluzioni qua. Ma nel caso specifico in cui il peso non è fisso ma può essere modificato dal docente, sarebbe dannoso avere il peso dentro la domanda e la domanda appartenente a più compiti. Quindi sarebbe un errore da quel punto di vista di modellazione, perché permetterebbe poi al sistema informativo di fare cose che non hanno senso. Tu hai dato l'esame, ci avevi un voto, poi lo stesso docente fa un altro compito di un'altra classe, che ne so, il secondo corso, modifica i coefficienti e il tuo voto è cambiato, perché quelli dell'altra classe sono più zucconi. E non è bello. Più che altro non è corretto. Ultimi 2 minuti per parlare delle risposte. La relazione tra domanda e risposta ovviamente c'è. La domanda è composta da risposte o contiene, ma chiamiamola contiene. Possibile, fammi chiamare possibile. La domanda ha una possibile risposta. E di nuovo chiediamoci le molteplicità. Beh, una domanda avrà 5 risposte, diceva il nostro testo. Quindi qua non ci devo mettere una di queste cose, ma vado a prendere la molteplicità scrivendo 5. E invece lato domanda, beh, la risposta è associata a quella domanda. Non è pensabile che questa stessa risposta sia riusata su più domande diverse, sarebbe molto strano. Non sarebbe impossibile da realizzare, ma non mi sembra...
L'ultima cosa manca, poi manca tutta la parte di valutazione, per carità, eccetera. Ma di oggi manca ancora una cosa. Qual è la risposta giusta? Come faccio a scrivere, a modellare dove sta l'informazione di quale sia la risposta corretta ad ogni singola domanda? Vi dico due posti sbagliati in cui metterla. Primo posto sbagliato è dentro risposta. Campo booleano, giusta, vero o falso? Perché non va bene? Perché sulle 5 risposte potrebbero avere tutte il valore vero, vero, vero. Tutte dicono io sono giusta. Non ci sarebbe a livello di modello nessun vincolo sul fatto che la risposta giusta fosse una. Chiaro? Se io scrivessi risposta corretta, due punti, boolean, il mio pensiero sarebbe, vabbè, vorrà dire che sulle 5 risposte ne avrò 4 con falso e una con vero. Però questa è una speranza, perché se poi così non è, il mio sistema va a pallino. Se sono tutte false o se ne sono 3 vere, in fase di modellazione dei dati cerco di non andarmi a cercare i guai così presto. Poi dovrò scendere a compromessi più avanti. La fase iniziale, più i dati sono solidi, più sono... Avrebbe senso in un compito in cui ci sono più risposte multiple, no? Più risposte giuste contemporaneamente. Quindi il primo posto non mi piace. Secondo posto, la risposta giusta, due punti int. Cioè, dentro la domanda scrivo la risposta giusta è la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Metto un numerino. Giusto? Cioè, era 3. Magari, ecco, nella risposta metto anche il numero di ordine. 1, 2, 3, 4. In che ordine presentare le risposte? Perché visto che queste classi in realtà sono insiemi, un insieme non è ordinato per sua natura. Quindi se le voglio presentare in un certo ordine devo specificare, tu sei la prima, la seconda, la terza. Adesso lo metto qua, la prossima settimana lo mettiamo qua, questo ordine, ma non ci cambia troppo, perché c'è un 1 in molteplicità dall'altra. Il fatto è che, e quindi dico, questa sarà la domanda 1, 2, 3, 4, 5, e la giusta è la 3. Che funziona, non crea neanche particolari storture, se non per il fatto che nasconde una relazione concettuale tra domanda e risposta, la nasconde sotto forma di identità di attributi. Cioè devo sapere, non dimenticarmi, ricordarmi, ma il modello non me lo dice, che la risposta giusta è quella il cui valore dell'attributo ordine è uguale al valore dell'attributo domanda punto giusta. Se me lo dimentico, quel modello non me lo dice da solo. È un'informazione importante che non è espressa dal modello, ma è espressa da una relazione accidentale tra valori di dati. Allora questo cercherei di evitarlo, se riesco a lavorare a livello più alto, posso farlo, posso creare una relazione risposta esatta, esatta, e giocare sulle molteplicità. 1, 0, 1. Cioè una domanda ha una risposta esatta ed esattamente una. Una risposta può essere l'esatta di una domanda o può non esserlo. Allora, l'informazione è la stessa di prima, della variabile giusta, ma non è più nascosta dentro il valore di un int, di un numerino intero, ma è esplicita nel modello. Una domanda ha tante possibili, ha 5 possibili risposte, e di queste risposte una sola è esatta. E ogni risposta può essere l'esatta di una domanda, oppure
se c'è uno 0, lei non è, non è esatta di nessuno, e quindi sarà quella sbagliata. Ok? Allora, mercoledì finiamo l'esercizio, poi ci sarà il laboratorio. Martedì vi pubblicherò le squadre sulla base degli iscritti, spero un pochino più stabili di oggi. Grazie.